Il cibo a Londra è pessimo, fa cagare. È altrettanto vero che l'approccio al mangiare è completamente diverso dalla cultura mediterranea, quindi non meravigliatevi di vedere delle persone chiedere a prima mattina un panino col bacon piuttosto che un cornetto e un cappuccino. Non vi dovete meravigliare assolutamente. Siccome è un clima freddo, è normale che ci siano una serie di alimenti molto più grassi rispetto a quello che è previsto in una dieta mediterranea. Una cosa che a me sinceramente fa davvero vomitare è il porridge, cosa che invece è davvero tipica in Inghilterra, e guai se dite a un inglese che il porridge fa schifo. A me fa vomitare. In pratica è il riso da mischiato al latte, una bottiglia. Ok, però dobbiamo essere sinceri tutti quanti. A Londra il mangiare fa cagare. Si è fatto anche rima. Poi ovviamente se vi spostate nei vari ristoranti della capitale troverete ovviamente mangiare di tutti i tipi, da partire dall'italiano, cinese, giapponese, vietnamita, indiano, eccetera eccetera eccetera. Ma se dobbiamo basarci effettivamente solo ed esclusivamente sul fish and chips o il Sunday roast, vi assicuro che rimarrete davvero molto delusi. Il punto è capire: per voi il mangiare male è un fattore limitante, considerando il fatto che andate in un altro paese per cambiare la vostra vita? Poi, dopo tutto, potete sempre cucinarvi a casa se non volete spendere un sacco di soldi nei ristoranti. Ottima resa, massimo risultato e poca spesa.